La vita dei civili in guerra non è fatta solo di paura e di privazioni materiali. Anche la libertà diventa ben presto un bene prezioso. Nell'agosto del 1914 il diritto penale militare viene esteso anche ai civili. È sufficiente un'invidia, una delazione per essere immediatamente incarcerati. I processi si svolgono soltanto in lingua tedesca e gli avvocati sono nominati d'ufficio. La facilità con cui si poteva arrivare al processo e la paura di pene severissime e anche la morte fungono da deterrente contro eventuali manifestazioni di dissenso. Anche altri diritti civili sono sospesi, ad esempio il diritto di associazione, e i giornali vengono chiusi. Il risultato è una dittatura militare di fatto. Il dire quanta gente va al macello per uno. O quello zuccone ci fa patire la fame. Se lui provasse solo 24 ore di trincea e simili frasi costituivano ormai un delitto con pena di morte. Anche un gesto con la mano come per dire ne ho fin qui della guerra, segnando la bocca, portava a dolorose conseguenze. Parole di questo tenore o gesti simili erano frequenti nelle osterie e purtroppo gli alticci parlavano spesso senza misurare le frasi, o senza accertarsi da chi erano sentiti. Bastava una denuncia anonima, un'invidia tra vicini per essere portati in carcere. Le indagini infatti iniziavano dopo che l'accusato era portato nelle prigioni del Castello del Buon Consiglio di Trento. Dato l'enorme numero di indizi inconsistenti, i tempi della giustizia erano molto lunghi e spesso le sentenze erano di assoluzione. Pensiamo al caso di Daniele Speranza, un maestro di Duvredo, nel Belgio Inferiore, dove è anche titolare di una piccola osteria e di uno spaccio. Nella notte di febbraio del 1915, a 72 anni, viene portato in fretta e furia a Trento al Castello del Buon Consiglio con delle accuse anonime. Viene accusato di avere in casa alcuni numeri di un giornale italiano, il Corriere della Sera, e un libro di Cesare Battisti. Sentiamo dalle sue memorie come ricorda l'arrivo al Castello del Buon Consiglio in quella notte del 1915. Fatto giorno, venne la guardia del carcere che assieme ad un caporale ci condusse dentro il castello. Salimmo una scala ed entrammo in un locale ricco di pitture e quivi il caporale ci invitò a spogliarci nudi. Poi fece passare fino le cuciture di ogni indumento, consegnandoceli solo dopo per vestirci. Allora il caporale ci disse di seguirlo e ci condusse attraverso la piazza d'armi alle caserme Madruzzo, con un militare dietro e uno davanti, con la neve e la fanghiglia che arrivava ai ginocchi. Ed entrati fummo collocati assieme in un locale. Ci si portò il pranzo, che consiste in polenta e un cartoccio di fiette di mortadella. Io non potei assaggiar nulla, e tale lo detti al primo militare che venne a farmi visita. La sera ricevemmo un po' di broda. La prigione era anche tetra, con la finestra in alto che non si possa raggiungerla. Conteneva una panca, un posatoio, un vaso di ferro per le deiezioni e un letto. Venne la notte. Oh, che notte lunga, passata tutta nel pianto. Speranza rimane in carcere un mese e viene liberato prima del processo perché le accuse non trovano nessun riscontro. Come lui sono centinaia le persone comuni che provano l'esperienza della carcerazione e dell'impossibilità di difendersi.
Ma le autorità militari austriache non guardano in faccia nessuno. Tutti possono incorrere nel potere autoritario instaurato durante il conflitto: podestà, avvocati, imprenditori, perfino il principe vescovo di Trento, Celestino Endrici. Celestino Endrici aveva difeso l'italianità del Trentino già prima del 1914, ma dal 1916 una serie di episodi fanno sì che sia sempre più osservato dalle autorità militari. Inizialmente viene allontanato da Trento e spostato a Vienna e poi isolato nell'abbazia di Heiligenkreuz fino al 1918. Nonostante le lettere in cui scrive al Papa denunciando la gravità della sua situazione e anche la solitudine del popolo trentino lontano dal suo pastore più importante, Endrici rimane isolato per tutta la durata della guerra. Sentiamo ora cosa scrive al Papa Benedetto XV. Santità, l'onda spaventosa di odio e di vendetta che si è scatenata sopra il clero e il popolo tridentino, appena scoppiò la guerra con l'Italia, è qualcosa di inaudito nella storia. Nei riguardi ecclesiastici, questa bufera assunse presto la fisionomia del Kulturkampf. Le condizioni psicologiche e morali del clero e del popolo, che furono percossi, vessati, violati in tutti i diritti più sacri, erano quelli della vittima sotto la sferza di un crudele tiranno che si vendica sopra un innocente, non potendo sfogarsi contro il colpevole. È difficile dare un giudizio complessivo di come operarono i tribunali in tempo di guerra. Le sentenze andarono dalle assoluzioni o le pene più lievi fino a alcuni casi in cui sembrano davvero voler far parte del meccanismo della repressione complessiva della società. I procedimenti mostrano una grande varietà di carattere e di valutazione. Si va dall'assoluzione o le pene più lievi fino alle pene più gravi come quella di morte. L'impressione generale è che i giudici, partendo dalle norme, ma con gli ampi margini di libertà che dava loro il codice militare penale, abbiano voluto comprimere qualsiasi atto di intolleranza alla guerra e di ostilità alla casa imperiale. Il risultato complessivo è che si generò un clima da caccia alle streghe, molto pesante, che rese difficilissima la vita delle persone.